test più che affidabile per capire chi potrà vestire i panni del guastafeste. Miwa Benevento e Dieseltecnica Pallacanestro Trinità si presentano a metà girone d'andata con stati d'animo opposti. Il quintetto allenato da coach Anne Chiarico è la squadra rampante del campionato di Serie C Silver, complice la pesante vittoria sul campo dell'ex battistrada Forio Basket che le ha consentito di avvicinare il gruppetto di testa. Dall'altra parte, i Blue Boys, guidati da Giuseppe Ferrara, proveranno a lasciare di nuovo il segno dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Imacava dei Tirreni e Polisportiva Folgore Nocera. Un doppio rovescio che, pur non avendo ridimensionato il valore dei singoli e le qualità del gruppo biancazzurro, ha dimostrato una volta di più che l'esperienza viene prima di ogni altra cosa in un campionato così selettivo. Ad onor del vero, le difficoltà incontrate dalla Dieseltecnica in questo scorcio della stagione sono altresì legate all'indisponibilità per infortunio di Piscicelli e Sorrentino, due elementi preziosi per la costruzione del gioco sul perimetro. Una combinazione di avversità che non può e non deve scoraggiare Trinità nella pur temuta visita a casa dei Sanniti. Si gioca domenica alle 18. Si tratta anzitutto di ritrovare fiducia e continuità e di mettere la sordina ai cali di concentrazione, fatali negli ultimi due incontri. Del resto, come recita un proverbio americano, la vita non è aspettare che smetta di piovere, ma imparare a danzare sotto la pioggia. Stiamo chiedendo uno sforzo massimo agli under che si approcciano a un campionato di Serie C, che oggi è un campionato importante, e quindi devono fare i salti mortali per starci dietro in allenamento. Ci stiamo rincorrendo e stiamo facendo fatica, ma comunque non molliamo e diamo dal filo da torcere a tutti, insomma, e lo faremo anche a Benevento sicuramente. La sesta giornata proporrà anche il match ad altissima quota tra due delle protagoniste annunciate ad inizio campionato: il New Caserta Basket del veterano di lusso Linton Johnson e l'imbattuta capolista Promo Basket Marigliano.